Eccoli. Wow. Okay. Who's the top? Chi è quello in alto? Quello sopra chi è? Ma che sei pazzo, un'altra volta, quello è Tex Willer. Ma che non conosci Tex Willer? Io sono cresciuto leggendo i fumetti. Cresciuto. No, lo conosco. Ho sviluppato un po'. Certo che lo conosco. Eagle of the Night, Aquila della Notte. Ugo, uno dei. Ma chi è quello sotto? Just John Wayne, I know John Wayne. Quello è John Wayne, lo conosco John Wayne. Non ricordo. Ma lo conosco. Non ricordo. Ah, forza. Come mette Tex Willer? Tex Willer. Tex Willer, Tex Willer. Tu preferisci John Wayne. Prego, cambio. Se anche voi vi state chiedendo come mai Will Smith non conosca il celebre Tex Willer, come mai Tex Willer non sia un personaggio così noto anche oltreoceano, ebbene se ve lo state chiedendo o siete nati negli anni 50 oppure avete bisogno di una bella presentazione. Tex Willer è senza dubbio uno dei capisaldi del fumetto italiano, nato dalla mente di Gianluigi Bonelli, che qui vediamo vestito da cowboy. Nel 1948 il personaggio ha colpito l'immaginario dei giovani dell'epoca, creando i primi nerd fumettistici del paese, visto che anche coloro che non hanno poi continuato a leggere fumetti tutta la vita, ancora oggi ricordano Tex come il loro fumetto, che loro leggevano ammirati dalle sue avventure mozzafiato, dall'eroismo dei suoi personaggi, dal dinamismo di avventure piene d'azione e prive di staticità e di verbosità, come solo la Bonelli a volte sa fare. Tex conduceva in avventure piene dei tipici stereotipi western, come i Bigfoot, gli alieni, i dinosauri che distruggono galeoni, ma comunque quella possibilità di evadere in luoghi e tempi così lontani per una generazione che non aveva le stesse distrazioni di adesso è molto importante. Sin dalle prime avventure, dalle prime ristampe, pochi decenni dopo, Tex cominciava già a vedere formato il suo profilo psicologico. Era ben chiaro il suo gruppo di amici, la sua età, in una maniera così ben caratterizzata che non sarebbe cambiato nulla per i successivi 60 anni. Sì, perché mentre i comics americani ci abituano a colpi di scena, evoluzioni di trama continue e anche abbastanza tragiche, il fumetto italiano tende a godere di una sorta di limbo tranquillizzante dove tutto rimane uguale per anni e ai lettori piace. Comunque immaginate cosa possa essere stato per le persone che, appunto, sono persone che con Tex ci sono cresciute, cosa possa essere stato trovarsi di fronte al primo film live action di Tex Willer. Salve a tutti, io sono Danny, la iena delle recensioni, e oggi recensirò per voi Tex e il Signore degli Abissi, un film del 1985, anche se non si direbbe, scritto da Gianluigi Bonelli, interpretato da Giuliano Gemma, diretto da Duccio Tessari, regista di altri film western e di titoli come Viva la muerte tua, film che dovrebbe essere live action di un fumetto, spaghetti western e puntata pilota di una serie nello stesso tempo, ma che tragicamente non riesce ad essere nessuna di queste tre cose. Ok, ora vediamo come inizia il film. Dicono che venisse dal nord, come il vento gelido che spazza durante l'inverno le pianure della grande prateria. Tex Willer. No, già partiamo male. Ma perché hanno vestito Bonelli in persona come una specie di quaglia con le corna? Sembra il nonno rincoglionito della tribù che hanno esiliato lì in una grotta a parneticare. Era il 1800 Ambaradue e Tex vestiva sempre di una bella camicia gialla oro. All'epoca era abitudine impiccare chiunque non avesse una camicia vistosa. Ora, capisco l'idea di usare Bonelli come narratore, capisco l'idea di far fare un cameo a Bonelli, ma perché fare questa cosa ridicola? Non è che solo perché Bonelli scrive del genere western e uno che ama giocare a vestirsi a indiani e cowboy. Ok. Basta così. Dicono che venisse dal nord, come il vento gelido che spazza durante l'inverno le pianure della grande prateria. Ora, quali sono i limiti evidenti di un film tratto da un fumetto? Per prima cosa, che quello che in un fumetto funziona, in un film molto spesso non funziona. Quello che funziona in un fumetto degli anni 50, in un film quasi sicuramente non funziona. Quello che funziona in un Bonelli degli anni 50, in un film non funziona assolutamente.
Infatti, una di quelle cose che in Tex non cambia da 60 anni è l'uso di un linguaggio da cowboy, un po' stereotipato, ti riempio di piombo nella carcassa, colorito, pesante, a effetto. Se pensiamo che la sua prima apparizione in assoluto lo vede dire per tutti i diavoli che mi siano ancora alle costole, praticamente esordisce imprecando. Quello di cui però noi siamo assolutamente sicuri è che chi si è occupato della sceneggiatura e chi si è occupato della messa in scena si sarà sicuramente reso conto che un linguaggio cowboy fumettistico sarebbe stato insostenibile per tutto il film e quindi avranno tutti provveduto a cambiare lo stile. Oppure non l'hanno fatto? Chiunque sia il colpevole di questa crudeltà dovrà sudare sangue prima che possa riposare nel più profondo dell'inferno. Le carogne come te, Tex Wheeler, non muoiono mai. E i vermi ingrassano nel marcio. E una volta varcato il confine svendono le armi dove capita. E dove capita? All'inferno, mi auguro. Ve lo sentite di mangiare un po' di polvere? Gli sciacalli corrono svelti. Il film inizia con Tex che sgomina una banda di cialtroni che si diverte a far sbronzare gli indiani applicando la legge del vi mando tutti all'altro mondo. Ora puoi vendere whisky all'inferno. E ora puoi vendere whisky all'inferno. Subito dopo giunge Kit Carson, lo storico miglior amico di Tex, e il film non perde tempo nel farci sapere che anche Kit parla in un modo oscenamente brutto, oltre che stupido. Non so perché, ma quando sento la puzza di quel sigaro, sento puzza di guai. E di guai grossi, a giudicare dalla faccia del nostro amico. Che mi prenda un colpo. Ho la schiena rotta e uno stomaco che tira calci, sognando birra e bistecche alte 3 dita. Kit spiega a Tex che una banda di misteriosi razziatori riesce a gabbare ogni volta l'esercito americano rubando a quei poveracci ogni cristosanto di carico d'armi che viene trasportato. E Tex decide allora di indagare, anche grazie all'aiuto del prode Tiger Jack, che sembra conoscere il percorso dove vengono trasportate le armi. Conosco quella zona. È un labirinto di canyon. Conosco quella zona. È un labirinto di canyon. Che mastichiamo polvere inutilmente. Forse hanno seguito la pista ad ovest dell'Alamito River. E in questo caso i segnali di Tiger. Chiedo scusa? I segnali di Tiger. Era questo il grande piano dei Rangers? Io ho un'idea. Ora noi ci dividiamo e poi appena sentite uno sparo, quello è sicuramente il mio sparo, il segnale di Tiger. Siamo nel Far West, cazzo. Tutti sparano nel Far West. Poteva essere anche un cazzo di contadino che sparava la sua mucca. Il segnale di Tiger. I nostri scoprono che questo tizio, tranquilli, è la prima e l'ultima volta in cui compare, quindi non ne possiamo sentire la mancanza, è crepato, la faccia gli è diventata tipo faccia del Fortuna Drago ed è rimasto carbonizzato ma con i vestiti ancora intatti e quindi decidono di scoprire qualcosa di più riguardo a questo interessantissimo mistero. Un orologio con carillon. Quando la musica finisce, raccogli la pistola e cerca di sparare. Cerca. Non mi vorrete dire che questa è una citazione all'orologio con carillon di Per qualche dollaro in più, dove compare questa musica, che peraltro è la suoneria degli SMS del mio cellulare. Perché se così fosse, questa citazione a cazzo vince un premio! Ed è ora il rullo di tamburi della... Pessima citazione a Sergio Leone Time! È l'orologio di te.
Per vendicare la morte del loro amico incenerito e dopo aver trovato un misterioso ciondolo sul luogo del delitto, i nostri geniali eroi decidono di andare nella città in cui il carico d'armi è partito e parlare con lo sceriffo. Strigliarli a dovere e che abbiano doppia razione di piada. Niente paura, li tratterò come se fossero angioletti. Ci siamo capiti. A dopo. E dopo aver detto addio all'unico comprimario femminile del film, i Rangers parlano con lo sceriffo mentre il cameraman è palesemente ubriaco e scoprono che l'uomo di legge conosce il ciondolo da loro trovato. Ma sì, certo. Pablito, l'indiano Iacqui che lavora da Bedford. Ne ha uno uguale a questo. Mi piace stamparmi qui nella mente tutti i gingilli e le bigiotterie che portano i cittadini di questa sporca città. Facciamo così la conoscenza del misterioso Pablito. Ho troppo sonno per fare una faccia da cattivo qui. Wheeler interroga quindi Bedford, l'appaltatore che ha subito i furti. Una stramaledetta banda di desperados, credo. Riescono sempre a far perdere le loro tracce e una volta varcato il confine svendono le armi dove capita. E dove capita? All'inferno, mi auguro. Ma il nostro eroe non ci sta e sospetta che Bedford si stia arricchendo con il traffico di armi. Via, fuori dai piedi! E non farti mai più rivedere, bastardo! Oh! Bene, a parte il fatto che Tex ha appena pestato un tizio senza avere nessuna prova, state per assistere a uno dei combattimenti più ridicoli della storia del Far West, per il quale ho usato un montaggio musicale, devo dire la verità, un po' abusato, ma che unito a queste scene crea qualcosa che è veramente degno di essere visto. Serpenti. Non sparate. Tex e Kid fanno i bulli con l'unico sfigato fra gli sgherri di Bedford che potrebbe cantare, ma improvvisamente fa capolino la pigra faccia di Pablito, che con una cerbottana uccide il povero tizio nel peggiore dei modi possibili per un personaggio filmico, con la morte attraverso effetti speciali di pessimo valore. Mi prendo un accidente. L'impavido si getta allora alle calcagne di Pablito, però non solo la sequenza dell'inseguimento è una cagata pazzesca. Ma come se non bastasse, il nostro eroe si trova a fallire miseramente. Ma quanti collegamenti a Indiana Jones ci sono in questo film, comunque? Il film poi prosegue sperando che lo spettatore prenda sul serio questa specie di scena di autopsia sul cadavere. Dammi la lente. Visto, Riton. Incredibile. C'è della birra? Non era nel copione, ma ho bisogno di bere per sostenere questa stronzata di scena. Questo foro dovrebbe corrispondere alla ferita. Ma niente da fare, i medici non riescono a scoprire nulla e Tex allora... Ma perché cazzo una camicia rosa adesso? Comunque sia, Tex decide che l'unico modo per scoprire come mai l'indiano Yaqui Pablito riesca a mummificare le sue vittime con una cerbottana è andare da una sua vecchia conoscenza, El Morisco.